Sono le cronache non solo aretine a consegnarci una fotografia del mondo giovanile che preoccupa sempre di più. Il fenomeno delle baby gang è di certo l'estremizzazione di un disagio che parte da lontano e ad Arezzo è molto vivace il dibattito in merito soprattutto alle soluzioni. A portare un contributo in questo senso è stato il convegno organizzato ad Arezzo da Associazione Visione di Arezzo e Associazione I Vivaci. Sì, credo che sia un momento che il tema è molto scottante in questa città, ci sono continuamente episodi di intolleranza e quindi questo convegno vuole essere non solo di analisi ma anche di proposte. Ecco, vedere di mixare da una parte l'analisi ma anche cercare di dare degli stimoli, perché il tema investe questi due mondi, sia la scuola ma anche la famiglia. Non si può scordare che questi due elementi devono saper dialogare per dare una risposta a questa criticità che i giovani hanno. Il saluto istituzionale è stato da parte del vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti. A me pare che questo convegno sia stato posto in maniera molto giusta, di gran buon senso. Intanto non esalta le problematiche ma trova anche delle soluzioni che vedono nelle istituzioni la loro risposta. È un'emergenza, a mio avviso, ma questa è un'opinione personale, di doppio taglio, un'emergenza puntuale dovuta molto probabilmente alla pandemia che ha comunque posto e imposto dei problemi nuovi, ma anche un'emergenza più strutturale, cioè sono 30-40 anni in cui noi stiamo vivendo in una sorta di bolla di pensiero debole e il pensiero debole a un certo punto porta problemi forti. Probabilmente la pandemia ha portato a maturazione una sorta di criticità. Le parole hanno un senso ma hanno anche un significato, cioè se tu a 17 anni, 18, 19 anni, 21 picchia sangue un altro, io credo che il disagio non sia la parola chiave è un reato che viene fatto e penso che questo sistema vada sottolineato. Quel pensiero debole di cui parlavo prima trova in tanti punti di debolezza la sua espressione. Si è trattato di un confronto tra i relatori, l'onorevole Gabriele Toccafondi, Alessandro Artini, presidente regionale dell'Associazione Presidi, Marco Beccattini, responsabile dell'area dipendenze della ASL, Silvia Ciarpaglini e Stefano Tenti, presidente di Intratevere Tarno, che per la prima volta ha portato quest'anno nelle scuole superiori aretine una conferenza mensile sull'educazione civica. Emergenza educativa. Cosa fare? Perché il problema non sono semplicemente i giovani, ma riguarda soprattutto gli adulti. Come noi adulti, chi fa politica, chi fa scuola, chi è educatore, ma chi è genitore, può stare di fronte a un tema che non è semplice. Perché per un genitore stare di fronte a un ragazzo, al proprio ragazzo, che improvvisamente si scopre ha fatto una cosa o l'altra, non è semplice. Quindi occorre un'alleanza educativa, è quello che noi ripetiamo da tempo. Un'alleanza educativa che riguarda i giovani, che riguarda la scuola, il mondo educativo, i nostri presidi, i nostri docenti, che riguarda i governi, i ministeri soprattutto, riguarda associazioni. Tutti insieme possiamo affrontare un tema che è reale e concreto, altrimenti rischiamo di rimanere a lamento e questo assolutamente non è possibile, soprattutto non è opportuno e giusto per i nostri ragazzi. I segnali di disagio sono molteplici, perché ci sono dei ragazzi che soffrono di disturbi alimentari, ci sono dei ragazzi che si feriscono nelle braccia o altrove. Purtroppo c'è anche il pensiero suicidale, che talvolta rappresenta una semplice fantasia, talaltra rappresenta anche un'ideazione più o meno avanzata. Tutta questa negatività generalmente viene rimossa, meno se ne parla e più essa viene esacerbata, drammatizzata e più essa ha effetti negativi. Quindi da questo punto di vista il convegno ha uno scopo intelligente, quello di rendere pubblico una realtà che esiste, di cui talvolta, anche per una serie di scrupoli che i dirigenti scolastici hanno per il buon nome della scuola, evitano di parlare. Ma questo è, a mio avviso, un grave errore.